Alcolismo e tossicodipendenza è stato il tema del secondo appuntamento del progetto Educazione alla legalità, sicurezza e giustizia sociale, patrocinato dalla Banca 2021 e rivolto agli studenti delle classi prima, seconda e terza del liceo scientifico Carlo Pisacane dell'Istituto Omnicomprensivo di Padula. Ancora una volta gremita l'aula conferenze nella Certosa di San Lorenzo per affrontare un argomento che resta purtroppo di grande attualità nel mondo giovanile. I lavori, coordinati da Sante Massimo La Monaca, giudice onorario presso la sezione minori della Corte d'Appello di Salerno, hanno visto la Banca 2021 rappresentata per l'occasione dal referente di progetto e membro del CDA Rosa Lefante. Molto partecipi gli studenti, anche e soprattutto grazie alla coinvolgente testimonianza di Linda Giannattasio, che ha raccontato come la sua esperienza nel tunnel della tossicodipendenza sia cominciata proprio negli anni del liceo. Una prova durissima e con momenti drammatici dalla quale Linda è riuscita a risollevarsi grazie alla comunità di San Patrignano. Io sono qui oggi per raccontare la mia storia, che è partita proprio dall'età in cui frequentavo il liceo, anche prima, e con l'uso di alcune sostanze che poi piano piano mi hanno portato ad entrare in un tunnel da cui è stato anche molto difficile uscire. Io dico sempre ai ragazzi di non farsi fregare, così come è successo a me, e sono stata, tra virgolette, incantata da quel mondo che mostra tanta forza, tanta sicurezza, quella che io non avevo e che invece è fatta di cose che in realtà non esistono. Mi sono persa tanti anni, mi sono persa gli anni più belli della mia vita, quelli dell'adolescenza, magari le feste, magari il primo fidanzatino, le prime esperienze, me le sono persa perché stavo dietro a quella sostanza, a quel mondo, a rincorrerlo pensando di poterlo gestire. In realtà era tutta la sostanza che gestiva a me, mi ha fatto perdere tutto. Quando si tratta di sostanze che portano dipendenza, non si riesce mai a gestire, e quindi bisogna essere in grado di riconoscere prima di avere un problema e poi di chiedere aiuto e intraprendere un percorso, così come ho fatto io nella comunità di San Patrignano, e poi piano piano affrontare quelle paure, quelle debolezze che poi mi avevano portato ad usare delle cose per non vedere la realtà. Tanti ragazzi che erano in comunità con me adesso stanno bene come me, tanti purtroppo non ce l'hanno fatta, e io dico sempre che ci sto provando ancora, cioè ci provo tutti i giorni. Quando mi sveglio decido chi voglio essere e cerco di portare avanti le cose, i miei obiettivi e le mie cose.